Ciao a tutti, sono sempre Silvia dal blog sissascorner.blogspot.it e oggi sono Fabi per l'I Love Shoes Tag. Allora, l'ho scoperto tramite Roriame qua su YouTube, che tra l'altro ringrazio, e ho deciso quindi di fare questo I Love Shoes Tag per il semplice fatto che io sono un'amante sfegatata delle scarpe. Allora, partiamo subito così non mi dilungo. Allora, la prima domanda è: le scarpe con il tacco o senza? Allora, a prescindere dal fatto che io preferisco il rasoterra, sia perché a volte dipende dalle condizioni in cui mi trovo in realtà. Se devo fare un'uscita elegante, una laurea o altri tipi di feste, allora ci può anche stare che magari metta le scarpe col tacco. Magari per esempio se devo fare un'uscita magari in pizzeria, sto tutto il tempo seduta, quindi ne approfitto. A volte mi capita invece di uscire e fare le vasche sotto i portici. Le vasche sotto i portici, ovviamente, in questo caso io preferisco avere scarpe più comode, quindi scarpe più basse. In generale, quindi è difficile che mi vediate magari al centro commerciale o al centro del paese col tacco 15 alle 4 di pomeriggio. Quindi, a prescindere da questo, vi mostro tutte le altre mie scarpe. Quindi ne ho parecchie anche col tacco, anche se le uso comunque molto meno. Allora, le scarpe più vecchie che ho. Allora, sono queste scarpe, ballerine di Odeon, sono blu scamosciate con queste pietre qua davanti, azzurre, trasparenti e turchese. Le ho acquistate ormai 6 anni fa e a suo tempo mi pare di averle pagate una 60ina di euro, se non sbaglio, in un negozio che c'è ancora, si chiama Odeon ed è in via Po a Torino. E appunto queste qua sono tra le mie preferite perché sono decisamente molto comode. Poi, le scarpe più nuove invece sono queste, che sono un paio di décolleté nere, semplicissime, non particolarmente alte. Le ho comprate in un negozio dietro l'OBS in via Roma a Torino, che sta facendo tra l'altro gli sconti, penso che li faccia ancora, in realtà io le ho già prese qualche settimana fa. Sono classiche nere, a punta senza esserlo troppo, senza plateau e neanche troppo alte. Le ho pagate, costavano 119, le ho pagate 39 se non sbaglio, quindi sono della marca Onako, non la conoscevo, e queste sono le più nuove. Poi abbiamo le scarpe più usate, eleganti e sportive. Appunto, come già premesso, io uso prevalentemente scarpe eleganti. Scarpe sportive me le vedrete raramente ai piedi, uso ogni tanto, adesso vi faccio vedere quali scarpe sportive, prevalentemente uso ballerine, biker, stivaletti, stivali, uso più che altro questo tipo di scarpe. Scarpe da ginnastica raramente. Dunque, quindi, quelle eleganti più usate sono queste sicuramente, che sono queste décolleté nude di ASOS, le ho prese per la laurea, le ho indossate il giorno della laurea, sono simili al modello precedente ma sono un pochino meno a punta, solo la punta è un pochino più stondata e sono leggermente più alte rispetto alle precedenti. Nonostante siano mezzo o un numero in meno rispetto al mio, sono comunque molto comode. Le ho usate appunto tutto il giorno della laurea, quindi figuratevi se non fossero state comode. E questo è il davanti. Queste sono veramente molto carine. Se vi dovesse capitare di dover comprare appunto delle scarpe nude, pensate ad ASOS e pensate a questo modello, che potrebbe esserci ancora magari anche nei saldi. Come vedete le scarpe, il modello questo è molto simile a quello precedente e sono secondo me due paia di scarpe che non dovrebbero assolutamente mancare a nessuna donna, diciamo, secondo me. Tutte dovrebbero averla. Poi, le scarpe più usate sportive. Appunto, come premesso, io uso raramente le scarpe sportive. L'unico paio che fa eccezione sono queste qui. C'è anche da dire un'altra cosa, che quando ero ad Ancona io usavo molto più spesso le scarpe sportive, soprattutto per andare in laboratorio. In realtà non sono assolutamente il mio stile, io odio le scarpe da ginnastica, non mi piacciono proprio. Le uso solo per andare in palestra, per andare a correre oppure per arrivare alla palestra, se no mi vedrete sempre con altre scarpe. Queste sono le classiche Superba bianche che io ho comprato al centro commerciale ad Ancona un annetto fa più o meno, e le ho pagate pochissimo, le ho pagate 29 euro se non sbaglio, 20 euro, non mi ricordo se 19 o 29, comunque le ho pagate pochissimo, erano in offerta, e scusate lo zozzume ma non ho avuto il tempo di lavarle prima di fare questo video, e queste sono appunto quelle più usate, anche se in realtà comunque le uso poco. Poi, allora abbiamo le scarpe preferite estive. Ne ho due paia e non ho saputo assolutamente quale scegliere. Allora, il primo paio è questo qui di Bata,
che probabilmente avete già visto nel mi sembra in un video estivo. Allora, queste qua sono le mie preferite per due motivi: sono comodissime, hanno questa zeppa in tipo espadrillas, comodissima, e poi hanno tutte queste pietroline davanti, begette, che sono stupende. Poi questo colore con un po' l'abbronzatura sta da Dio, secondo me sta veramente bene, e quindi queste qua sono tra quelle che uso maggiormente, sono di Bata queste qui, e me le sono regalate 2 anni fa. Ogni anno praticamente mi regalo un paio di zeppe estive, quest'anno avevo bisogno di quelle nere, quindi da Via Maestra ho comprato queste, che sono anch'esse bellissime. Queste qua sono, come vedete, brilluccicose qua davanti, non so se si può vedere, hanno questa fascia elasticizzata ma non troppo qua davanti, in modo tale da far entrare il piede, e poi anche queste hanno la zeppa espadrillas, sono perfette secondo me per l'estate, sono leggermente più basse rispetto alle altre. Queste le ho pagate, mi pare, una 70 euro da Via Maestra quest'estate, e sono morbidissime. Queste sono ancora più comode delle altre perché hanno questa soletta interna imbottita morbidosa, e quindi sono stracomode. Poi, scarpe preferite estive, l'ho già detto, preferite invernali. Allora, preferite invernali, anche qua non ho saputo bene scegliere. Allora, vi mostro questi biker boots che sono di Alesia, non mi ricordo bene il nome del marchio. Li ho comprati comunque da Scarpe lo scorso anno, e le ho usate tantissimo, anche se in realtà quest'anno uso un pochino di più gli stivaletti, quelli bassi che avete visto nell'haul di Londra. Comunque, questi qua hanno questa fibbietta, tutte queste pietrine qua di fianco, e sono stracomode. In più sono anche imbottite all'interno con una parte tipo pile, quindi sono caldissime, morbidosissime. In più c'è anche da dire una cosa, non so se avete notato la differenza tra le scarpe estive e invernali. Io normalmente porto il 39, d'inverno io prendo sempre il numero in più, in modo tale da poter, perché sono molto freddolosa, metto tipo 4 paia di calze in inverno, e quindi ovviamente mi serve la scarpa più grossa, quindi le scarpe invernali sono un numero in più. Queste qua infatti sono 40, le altre erano 39. Adesso vi mostro l'altro paio preferite invernali, che sono queste stringate, che sono di Pier One, che ho comprato su Zalando lo scorso anno. Le ho prese sia nere che marroni, anche se in realtà le marroni le uso molto meno. Quelle che uso di più sono queste qua, nere, che uso anche adesso con il calzino magari colorato, che ho preso da Calzedonia, magari bordeaux oppure grigetto di lanetta, e le uso con i jeans arrotolati un pochino più acqua in casa, diciamo, e sto usando veramente tantissimo. Poi le altre preferite invernali, ma proprio quando fa freddo freddo freddo, sono queste qui. Sono i classici, in realtà non sono UGG, perché a me gli UGG, non so, mi sembrano, cioè non andrei mai a spendere 200 euro per un paio di scarpe di questo genere. Queste qua le ho prese da Bata 3 anni fa, mi pare, e mi piacevano per tutti questi sbrelluccichini che ci sono di lato, però in realtà le uso soltanto proprio nei giorni qua in Piemonte e a Torino. Spesso capita che durante il periodo invernale, magari febbraio, marzo, faccia un freddo da morire, e quindi questo paio di scarpe, visto come sono freddolosa e il fatto che metto 4 paia di calzini, sono perfette per me. Anche se in realtà lo capisco che sono l'antisexy per eccellenza, e io le chiamo anche le scarpe di Goku, perché effettivamente, non lo so, sembrano le scarpe di Goku. Comunque, in ogni caso, vabbè, queste qua sono tra le mie preferite invernali che uso più spesso. Poi, domanda. Ah, le scarpe che ti sei pentita di aver preso. La domanda anche successiva, che le scarpe più scomode sono le stesse, cioè praticamente il fatto che io abbia, mi sia pentita di aver comprato queste scarpe perché sono troppo scomode. Allora, sono queste scarpe qui, sono meravigliose, io quando le ho viste da Zara mi sono innamorata, perché per le pietre, per la forma, per il colore, per il tacco, poi a suo tempo, mi ricordo quando le ho prese già un po' di tempo fa, mi piacevano anche col plato parecchio alto, adesso in realtà preferisco leggermente più basse. In ogni caso, la scomodità di queste scarpe in realtà non sta nella scarpa stessa sopra, cioè questa parte qui è morbidissima, calzando il piede sono stracomode. Il difetto sta nel plateau stesso, il plateau è molto alto, quindi ovviamente per renderlo tra virgolette più comodo della camminata l'hanno fatto stondato. Questa cosa stondata è oscena, perché allora se uno va, non so, mi è capitato di andare nel ristorante, aveva una discesina davanti, quindi quando sono uscita, cosa ha fatto la scarpa? Questo, stavo per cadere in avanti per via della rotondità del plateau. La trovo una, cioè, ok, ce ne sono molte di scarpe che sono fatte così, però è una cavolata, cioè io queste scarpe qui le adoro, mi piacciono da impazzire, non posso usarle perché, a meno che non vada al ristorante e non esca più di lì, perché sono troppo comode, sono scomode, cioè questa parte stondata
ti fa cadere in avanti, appena c'è una discesina, un sassetto, qualcosa cadi. E quindi boh, le uso occasionalmente, nelle rare occasioni in cui ho poco da camminare. E quindi ho risposto anche alla domanda successiva, che sono le scarpe più scomode. Poi, le scarpe invece quelle più comode. Onestamente, le scarpe più comode probabilmente sono quelle che vi ho già mostrato, cioè queste. Queste qua sono sicuramente le scarpe più comode che io abbia nel mio guardaroba, insieme naturalmente alle scarpe di Goku che vi ho fatto vedere prima. E, niente, queste sono le scarpe più comode. E poi le scarpe più care sono sicuramente quelle che avete visto prima di Zara. In realtà ne ho anche altre di scarpe, però queste qua sono le mie preferite, quelle che volevo farvi vedere. Queste qua sono le scarpe più care, che sono costate mi sembra 90 euro. Altre scarpe che costano 90 euro non le ho. In realtà ne avevo un paio che mi avevano mandato dal blog, che si chiama, era un marchio che si chiamava Bruno Premi. Però io non le avevo pagate, adesso che me le avevano regalate per il blog, quindi in realtà costavano 119 euro, io però non le ho pagate, quindi non le ho volute includere nel video. Niente, queste diciamo sono le scarpe che vi ho mostrato. Sono tutte, ho risposto a tutte le 10 domande, e niente, se vi va di rifare questo video, è divertente, quindi se vi va fatelo, magari lasciatemi il link sotto in commento, così vado a dargli un'occhiata. Vi mando un bacione a tutti e al prossimo video.